Ciao ragazzi, bentornati al mio canale, sono ASMR SLK. Nel video di oggi parleremo di guerre stellari perché uno di voi mi ha scritto un commento che ha ricevuto tantissimi like e quindi parleremo e vi racconterò il film The Rogue One. Iniziamo con questo film perché è il film che un po' diciamo uno dei migliori film di guerre stellari e nell'ordine di uscita dei film in teoria sarebbe il primo, nel senso che adesso poi vi spiegherò, questo non è il primo in senso temporale, ma sarebbe il primo nel senso di come sono usciti i film, poi ne parliamo durante il video di questa cosa. Voglio innanzitutto ringraziarvi per i commenti, per i suggerimenti che mi date nei vari commenti scritti, nei vari video che guardate, vi ringrazio come sempre di cuore di essere qui e di seguirmi e ovviamente tutto questo avviene grazie a voi, il fatto che continui a filmare, il fatto che il canale cresca è grazie a voi e quindi vi chiedo di continuare a condividere i miei video e a mettere il like perché l'algoritmo di YouTube funziona così, quindi più like ci sono sul video e più il video viene condiviso nell'internet, per cui si cresce molto più velocemente. Vi ricordo che questa idea che mi avete scritto nel commento e viene anche un po' dal fatto che, come sapete, inizierò a fare video di reaction da quando uscirà Obi-Wan Kenobi, il telefilm, e quindi diciamo iniziamo a portarci un po' su quella strada. Adesso non so in quale canale partirò con questi video di reaction, non credo sull'ASMR, perché ovviamente guardando il film è difficile fare un ASMR. Le sensazioni vengono fuori, quindi sarà un po' complicato, però sicuramente uno degli altri due canali, o Vivere in California o Music and Game, uno dei due sicuramente posterò questi video, poi vi farò sapere. L'ultima cosa prima di passare a uno spot pubblicitario, come sempre volevo raccomandarvi un canale di YouTube che si chiama scritto sarebbe Gentane, ma in realtà è Centaine, perché la persona, la ragazza che fa questi video è americana, credo, e fa proprio video di reazioni sui film, un po' in generale, un po' tutti i film, anche quelli di Guerre Stellari, ed è lei, insomma, che mi ha dato un po' l'idea di fare questi video di reazioni, perché le sue reazioni sono veramente molto istintive, molto reali, quindi è una persona che seguo, molto giovane, tra parentesi, però è molto divertente, anche perché si possono usare queste reazioni per rivedere i pezzetti di film e quindi ricordarselo, è un po' quello che è avvenuto con Rogue One, ecco perché partiamo con Rogue One, e inoltre è anche interessante vedere le reazioni delle persone a un film o a una serie di film che vi piace, per vedere se condivide i vostri stessi pensieri. Comunque metterò il link del suo canale nella descrizione di questo video. Allora, direi che possiamo partire con abbassare il volume perché farò partire come sempre il spot pubblicitario e poi iniziamo il video, ok? Andiamo. 5 4 3 2 1 spot. Ok ragazzi, iniziamo questo video sul film Rogue One di Guerre Stellari. Inizio con questo video, con questo film, perché è sicuramente, come ho anche risposto in uno dei miei dei vostri commenti, è sicuramente tra i primi due film, per quanto mi riguarda, della storia di Guerre Stellari, cioè è uno dei primi due che preferisco. Rogue One è stato uno dei film che mi ha veramente sorpreso, mentre Solo assolutamente no, e parlo di questi due film perché sono i film che sono chiamati la storia, storie di Star Wars, di Guerre Stellari, che sono, diciamo, stati fatti dopo e che sono, e praticamente vi parlano di alcuni periodi di tempo tra i vari film di Guerre Stellari.
Rogue One è sicuramente il migliore uscito ed è, secondo me, come vi dicevo prima, uno dei migliori. I miei preferiti sono L'Impero colpisce ancora e Rogue One. Questi sono i miei due film preferiti di guerre stellari, che posso, li ho visti tutti tantissime volte, in inglese, in italiano, eccetera. Però questi due sono i due film che secondo me hanno proprio tutto il senso di guerre stellari, nonostante siano molto diversi. Perché? Perché Rogue One è un film che ha proprio un sapore diverso, anche se richiama guerre stellari in tantissime cose e soprattutto nel senso della forza, nel senso, nel significato della forza di guerre stellari, insomma del discorso di tutto la storia di guerre stellari. È un film che è divertente, che è triste, ovviamente chi non l'ha visto dirò insomma come va a finire alla fine della storia, perché chiaramente vi racconterò il film, però è un film che ha un po' di tutto dentro. Gli attori e i personaggi di questo film sono tutti quanti eccezionali, dal primo all'ultimo, compreso il robot. Per cui è un film che, se non avete visto, e anche se non vi piace Star Wars o non siete nel mondo Star Wars, potete guardare tranquillamente, perché è una storia da Star Wars. Sicuramente, se non conoscete la storia di Guerre Stellari, magari perderete i collegamenti che ci sono nel film, ma questo non distoglie dal fatto che il film è veramente fatto bene e che film, come si dice qua, enjoyable, in cui potete divertire a guardarlo, perché è veramente, veramente notevole. Ok, direi di iniziare, anche perché insomma il film è lunghetto, quindi non voglio andare troppo in là col tempo. Però il film inizia già con delle differenze riguardo ai film di Guerre Stellari. Come sapete, i film di Guerre Stellari partono tutti con la sigla Guerre Stellari, la famosa sigla gialla nello spazio che scorre, dove vi dicono praticamente insomma più o meno cosa sta succedendo, per darvi un'idea del tempo dove vi trovate, delle cose che succedono, che ovviamente non possono far vedere tutto perché il film durerebbe 4 ore, no? Questo per ogni film. Rogue One inizia con innanzitutto una musica differente che richiama un pochino quella di Guerre Stellari, ma è completamente diversa la colonna sonora, tant'è vero che anche l'autore della colonna sonora non è il solito di Guerre Stellari. Inizia con completamente una storia diversa, un'immagine diversa, dopodiché, dopo un pezzettino, c'è insomma qualche spiegazione a livello di titoli. Comunque il film inizia ed è la storia praticamente della persona, dell'ingegnere che ha costruito la morte nera, la prima morte nera. Nel film praticamente si parla della morte nera, la prima morte nera, quella che Luke Skywalker nel film dell'85 poi distruggerà. Okay. E questo film è praticamente la storia di quello che succede prima della distruzione della Morte Nera, come i piani sono arrivati in mano alla Resistenza, piani che poi portano Luke Skywalker a sparare quei due missili in quel piccolo buco per poi distruggere la Morte Nera, il Death Star, come la chiamano qui. Allora, come vi dicevo, il film inizia con differenti titoli. Inizia con questa ragazzina che è praticamente Jean Erso, figlia di Galen Erso. Galen Erso è l'ingegnere che poi costruirà e renderà possibile la morte nera, The Death Star, la prima Death Star. Lui è ritirato su questo pianeta dove fa praticamente questa campagna, lui, la moglie e la figlia Jean. Ovviamente aveva già lavorato con l'impero, da quello che si capisce nel film, e quindi si era un po' ritirato dal costruire questa morte nera, si capisce, e si è ritirato in questa fattoria per praticamente vivere con la famiglia, mentre invece purtroppo dall'impero viene mandato questo signore, questo diciamo comandante di questa morte nera, perché non è ancora funzionante, e quindi ovviamente l'imperatore e Darth Vader vogliono che questo signore, questo comandante, finisca questa morte nera, perché è l'arma che dovrebbe ristabilire l'ordine nell'universo, nelle galassie.
Ora, siccome questa cosa è aspettata, Jean, Galen, il padre, insomma tutta la famiglia è organizzata, sanno che quando li troveranno dovranno scappare, quindi attuano il piano per scappare, quindi lui va a parlare nell'aperto, nella fattoria con questo comandante, e mentre invece la figlia viene mandata a nascondersi e la moglie, che per un attimo segue la figlia in quello nell'esecuzione del piano per scappare, poi dopo torna mentre parlano, Galen Erso insomma dice che non ha più moglie e figlia, la moglie è morta, ma in realtà la moglie riappare con la pistola perché non vuole che questo comandante porti via il marito. E ovviamente qui tra un fatto e un altro la moglie viene uccisa, la bambina che invece di scappare ha visto tutto ovviamente scappa proprio appena in tempo e si rifugia nel sottoterra, dove c'è un'apertura, una porta blindata che era ovviamente un nascondiglio che era già stato organizzato. Quindi alla fine la madre viene uccisa, il padre viene preso da questo comandante e lei rimane in questo nascondiglio per insomma alcune ore. E dopodiché qualcuno che è stato avvisato prima che insomma tutto succedesse, di nome So Guerrera, che è un personaggio famoso che viene dalle animazioni di Star Wars, è un personaggio famoso della ribellione, molto importante, va praticamente a prenderla e la cresce dall'età che ha all'inizio del film 8-9 anni fino insomma quando ha circa 23-24 anni. Questo è quello che succede nella prima scena. Qui il film si interrompe insomma e vengono fuori un po' di titoli, un po' di spiegazioni, ma alla fine il film riprende con Jean, che ormai è grande, credo che sia intorno ai 20-22 anni, nelle immagini insomma del film quando inizia, e Jean è in prigione quando rinizia insomma il film, imprigionata dall'impero e viene liberata da alcune persone della resistenza, e nel liberarla viene introdotto K2SO, che è il robot che veramente molto simpatico nel film, molto divertente, è un robot che è un robot creato dall'impero che però è stato riprogrammato da Cassian, che è l'altro personaggio fondamentale nel film, che è quello che praticamente è andato a trovarla. Cassian è praticamente un agente segreto della resistenza che viene contattato perché c'è un pilota che lavora per l'impero, che trasporta materiali per l'impero, che è stato avvisato da Galen Erso, dal padre di Jean, che ha impiantato un punto debole in questa Death Star, e questo pilota è stato mandato da lui ad avvisare, da cercare la resistenza in modo da poter comunicare questo messaggio che l'ingegnere Galen ha registrato. Ora, questo messaggio deve essere praticamente... il destinatario di questo messaggio è So Guerrera, che è quella persona che ha cresciuto poi Jean. Quindi Jean è stata lasciata a 17 anni, come poi dice nel film, per se stessa, per protezione. Cioè So Guerrera, che è sempre stato un punto forte, uno dei più forti della rivoluzione, è sempre stato seguito e cercato, e l'impero ha sempre cercato di farlo fuori, per cui lui ha preferito lasciare Jean insomma per se stessa, perché ormai era preparata insomma un po' per tutto. Infatti si vede nel film che ha fatto training, ha imparato a combattere eccetera, l'ha lasciata insomma per conto suo, in modo che per proteggere, in modo che non rischiasse che per uccidere lui uccidessero anche lei. Questa è un po' la storia, per cui lei viene liberata da questo robot e viene portata nel centro della resistenza, che chi sa e chi conosce il film di Guerre Stellari sa benissimo, ovviamente più giovani, quindi c'è il console, ci sono un po' tutti quelli che poi ci saranno nel film The New Hope.
inserito nel mondo guerre stellari, ovviamente è una gran cosa, perché si riconoscono proprio i locali, gli uffici, è veramente eccezionale da quel punto di vista. Quindi Jean Erso viene portata qui, viene interrogata da Cassian, dal console e da altri per capire, per insomma riuscire a vedere questo messaggio di questo pilota. Ora lei ovviamente non sa esattamente cosa sta succedendo, ma in questa scena dove viene interrogata vengono spiegate un po' tutte le cose. Praticamente lei, che conosce So Guerrera, e viene usata dalla resistenza per farsi introdurre nel nascondiglio di So Guerrera. Perché? Perché So Guerrera è stato sempre uno dei, diciamo, capetti della rivoluzione, però ha metodi molto forti, per cui si è un po' staccato dal gruppo della rivoluzione principale e vive un po' per conto suo con un gruppo di, tra virgolette, banditi, insomma, che l'aiutano. E quindi, anche se sono dallo stesso lato, diciamo, della resistenza, però hanno metodi completamente diversi. Lui è la resistenza reale, quella che si vede, no, con gli X-Wing quando attaccano la Morte Nera. Per cui So Guerrera, che ovviamente si protegge, non è che sta lì a guardare chi arriva o chi non arriva, si protegge e basta. Quindi la resistenza, il gruppo della resistenza ufficiale, è andata a trovare Jean. Perché? Perché sa che So Guerrera ha cresciuto Jean, quindi Jean è l'unica che potrebbe avvicinarsi a So Guerrera senza essere uccisa. Per cui l'hanno proprio liberata, proprio per usarla, per entrare e avvicinarsi a So Guerrera. Perché? Perché sanno che il pilota dell'impero, che diciamo è scappato, porterà questo messaggio proprio a So Guerrera. Perché? Perché a questo punto anche il fatto della Morte Nera non è risaputo. Infatti c'è una scena con Cassian dove è costretto a uccidere un suo collega, praticamente, perché non riesce a scappare, perché è già ferito, perché ovviamente è andato lì per prendere informazioni, ma poi sono stati beccati. Quindi, nonostante tutto, Cassian è praticamente una spia vera e propria. Quindi viene inserita nel gruppo with Cassian e K2SO, così lo dicono in inglese, e K2SO, e praticamente partono in missione per cercare di arrivare nella base di So Guerrera, che in teoria dovrebbe accettarli. Perché? Perché c'è Jean, che è quella che ha cresciuto, che è come una figlia per lui. Ovviamente in tutto questo vengono, ovviamente in questa prima parte del film vengono presentati tutti i personaggi, che tu e So viene, insomma, si capisce che è molto divertente, molto interessante. Cassian viene presentato meglio e insomma anche Jean viene presentata meglio. Quindi partono dalla base della ribellione e vanno a trovare So Guerrera. So Guerrera, che si trova nel pianeta Jedha, da dove viene il nome Jedi. Jedha, che è praticamente il pianeta dove c'è il Tempio dei Jedi, dei Jedi. Tempio dei Jedi, dove adesso l'impero sta scavando, perché sta tirando fuori tutti questi cristalli che i Jedi usano per dare alimentazione, per far funzionare le spade laser. Questo è un po' l'idea di quello che sta succedendo. Infatti nelle immagini, quando arrivano sul pianeta, mentre spiano la città un po' da lontano, si vedono proprio le navi imperiali che sono proprio sopra la città, e delle navette che scendono e salgono per prendere questi kyber, cristalli kyber, e li portano, insomma, su nella nave grande. Ovviamente questi cristalli saranno usati per far funzionare la Morte Nera. La Morte Nera, che usa gli stessi cristalli della spada laser, solo che ovviamente per la potenza che ha, che serve a distruggere un pianeta, ovviamente ha bisogno di tantissimi di questi cristalli. Ecco perché l'impero sta praticamente scavando la città di Jedha, la miniera sotto a Jedha, per prendere questi cristalli. E qui vengono introdotti due attori cinesi che al tempo fecero scalpore, perché uno dei quali è Donnie Yen, che insomma è uno dei famosi
attori cinesi di arti marziali, che oltretutto è un personaggio molto importante. Mi sembra che il nome del personaggio sia Cyrus. Cyrus, scritto Cyrus, ma si dice Cyrus, ed è un personaggio che dà l'idea che sia un Jedi, un Jedi, ma in realtà è probabilmente un Force sensitive, cioè sente la forza, però non è uno Jedi, diciamo, col training, è cieco e chiaramente lui con la forza riesce poi a combattere, tanto è vero che in queste scene del film gli tocca proteggere Jin e Cassian tra le truppe imperiali, e lo fa insomma facendo vedere tutta la sua arte a livello di arti marziali, veramente bravissimo, e riesce a farlo proprio perché sente la forza. Ripeto, non è un Jedi col training, però sicuramente era uno di quelli che teneva cura del tempio dei Jedi, che ovviamente adesso è chiuso, perché in questo momento chi ovviamente sa la storia di Guerre Stellari sa che in questo periodo ci sono veramente pochissimi Jedi vivi. Quindi il tempio è stato ormai chiuso e conquistato dall'impero, il tempio di Jedi, di Jedha. Mentre sono nella città cercando di contattare i vari spie che hanno, si trovano in mezzo a un attentato della rivoluzione di So Guerrera, dei ragazzi di So Guerrera, contro diciamo un caravan dell'impero, e per salvare una bambina, insomma, si trovano intromessi dentro questo macello di esplosioni, eccetera, per cui questo Sirrus è costretto a salvarla, a salvare loro da questa, insomma, situazione, dalle guardie imperiali. Ora, e dopodiché, finita, diciamo, la situazione con le guardie imperiali, i banditi di So Guerrero ovviamente vanno da loro per vedere che è successo, per vedere chi sono, e lei è costretta a usare il suo nome, Gine Erso, per insomma non farsi uccidere, e vengono portati da So Guerrero. Ora, tutto quello che vi ho detto ovviamente nel film è molto più ampio, molto più, insomma, ci sono tantissime, grandissime, bellissime scene di azione, eccetera, ma quello che è importante è che tutti questi avvenimenti sembrano proprio che avvengano secondo una specie di piano divino, o meglio, secondo il piano della forza, perché questo è un po' il tema, no, fondamentale di Guerre Stellari, e quindi questi eventi succedono proprio uno dopo l'altro, come se fossero già predisposti, come se ci fosse proprio una linea guida, un fatto che segue questi, che fa succedere questi eventi per poi far succederne altre, okay? Altri. Ed è questa, insomma, la cosa veramente importante di questo film, che tutto quello che si vede, tutto quello che succede, è come se, soprattutto per chi è nel mondo di Guerre Stellari, capisce che tutto questo succede per un fatto di, per un fatto, perché la forza vuole queste cose, perché alla fine, come viene fuori da tutto il tema di Guerre Stellari, tutti i film, ci deve essere sempre il bilanciamento tra la luce e l'oscuro, ok? Quindi un po' il tema generale è che quando una delle due parti, o la luce o le tenebre, insomma, prendono piede, la forza fa succedere degli eventi per cui torna a far bilanciare tutto. Questa è un po' l'idea di tutti i film di Guerre Stellari come base. Ora, questi Cassian e, insomma, questi, diciamo, la truppa che sta cercando di, tra virgolette, salvare il mondo, vengono portati da So Guerrera, vengono incarcerati, e So Guerrera parla con Jin, ovviamente, soltanto, e gli fa vedere il messaggio del padre. Il padre che spiega che ovviamente si è dovuto rendere indispensabile, perché era uno dei pochi che poteva costruire quest'arma letale della morte nera, in modo perché se non l'avesse fatto sarebbe, nessuno l'avrebbero ucciso, ma comunque avrebbero trovato qualcun altro in grado di farlo, per cui lui ha preferito farlo lui e mettere dentro questa morte nera questo punto debole che poi Luke Skywalker userà per distruggere la morte nera. La resistenza lo userà, ma Luke Skywalker è quello che la distrugge proprio effettivamente. Quindi Jin vede il messaggio e ovviamente, mentre stanno proprio parlando, il padre
padre sta vedendo il messaggio. La morte nera è stata completata e viene testata proprio su Jeddah. Perché? Perché sanno che su Jeddah c'è, insomma, praticamente questa base di So Guerrera, quindi vogliono dare una pulita e anche perché hanno finito praticamente a prelevare tutti i cristalli che gli servivano, per cui per tirar fuori qualunque problema decidono di testare questa morte nera proprio sulla città di Jeddah. E quindi la morte nera fa fuoco, che è praticamente una specie di bomba atomica potentissima, per cui tutta la città e buona parte del pianeta viene distrutta, e durante questa diciamo questa distruzione So Guerrera viene ucciso, perché ormai lui è già fortunato da parecchie battaglie, mezzo umano, mezzo robot, respira anche lui con respiratore quasi come Darth Vader, insomma non ha possibilità di scappare, mentre invece la truppa che salverà il mondo si è un po' organizzata tra un po' di intelligenza, un po' di loro, insomma riescono a scappare, a entrare nella navicella con K2SO e scappare dalla distruzione, praticamente dalla morte. Quindi ora la situazione è che Jin ha visto il messaggio del padre, quindi sa di questo punto debole creato dal padre della morte nera, ma Cassian, che aveva ricevuto ordine di uccidere il padre giusto per eliminare il problema alla base, il padre di Jin, ovviamente vanno dove si trova diciamo questa base imperiale, dove si dovrebbe trovare proprio il padre di Jin, per praticamente ucciderlo, mentre gli altri del gruppo pensano che vanno per parlare con lui, per fargli spiegare di questa insomma nuova arma, perché quel punto è che tutti quanti parlano di questa morte nera, ma nessuno sa cosa sia, nessuno sa che esiste in realtà. Quindi gli eventi vanno avanti che Cassian non spara praticamente al padre di Jin, e Jin riesce a infiltrarsi insomma in questa base, e nonostante tutti gli ingegneri vengono ammazzati, perché il comandante praticamente sa, Darth Vader sa che c'è un traditore, e lui, per insomma il padre di Jin, per non far uccidere tutti quanti, viene fuori dicendo la verità, ero io quello il traditore, e comunque sia vengono uccisi tutti gli ingegneri della morte nera, e nel frattempo la rivoluzione ha già deciso di distruggere praticamente questa base per non uccidere il padre di Jin. Quindi nel momento in cui Jin dovrebbe riuscire a parlare con il padre, la resistenza praticamente bombarda questa piattaforma, e lei riesce a parlare col padre solo per pochi secondi prima che muoia. Nel frattempo però le informazioni importanti vengono fuori. Perché? Perché questi piani, ormai tutti quanti sanno, questi piani della morte nera, dove c'è questo punto debole che il padre di Jin ha creato, sono in un altro pianeta dove c'è una base molto grossa dell'impero, un pianeta che è coperto da uno schermo protettivo che viene aperto solo ovviamente per delle navette con il codice. Navetta che era stata già confiscata dalla rivoluzione, per cui questa è la navetta famosa che viene chiamata Rogue One, quando poi partirà. Ora tutti quanti tornano indietro nella base della resistenza, della rivoluzione, e chiaramente ci sono differenti parti, chi vuole combattere sul momento come Jin Erso e il gruppo, e Cassian eccetera, come altri invece che sanno di non poter fare nulla a livello militare contro questa morte nera, praticamente Death Star, per cui praticamente c'è questa diciamo riunione di comitati e di come dire consiglieri per decidere cosa fare, e praticamente nessuno, non sia la maggioranza per poter lanciare questo attacco che in realtà invece sarebbe utile. Perché? Perché ancora tuttora la morte nera, che è funzionante, ma non è funzionante ancora al 100%, comunque insomma non ancora, quello che si scopre è che in realtà Darth Vader non vuole ancora che questa morte nera venga scoperta, vuole che sia funzionale, che quando è il momento può usarla per distruggere pianeti, ma vuole che resti un segreto. E quindi
viene usata in questo momento per esempio attaccare la resistenza, ok? Questo è il senso. Ora, la realtà di fatti è che Gin ha ragione, perché attaccando adesso è sicuramente l'unico modo di poter acquisire questi piani per poi dare la possibilità alle persone in futuro di poter distruggerla in qualche modo. Quindi lei e Cassia nel gruppo di spie della rivoluzione decidono di prendere e di rubare questa navetta imperiale che verrà chiamata Rogue One. Quindi solo Cassian, Jean e tutte le persone insomma intorno al gruppo che avevano creato, più alcune altre spie, praticamente il lato della resistenza che vuole combattere, decidono di rubare questa navetta imperiale che è già stata rubata dalla resistenza, salire e andare a tentare di ritrovare questi piani che darebbero poi la possibilità di distruggere la Morte Nera. Ecco perché questa navetta viene chiamata Rogue One, perché non è né non è scappata, non è stata rubata dall'impero, ma è anche usata da solo una parte della resistenza, non ufficialmente, quindi è proprio Rogue One, e praticamente partono siccome questa navetta è una navetta con il codice imperiale, riescono ad entrare nello scudo di questa base dell'impero, e il loro piano è praticamente cercare di prendere questi piani e poi trasportarli o trasmetterli alla resistenza. Ovviamente la resistenza, che tutto il comitato della resistenza che aveva detto di non combattere, quando scoprono che questo gruppetto di, credo un paio di dozzine, 24-30 persone, non so quanti sono in totale, hanno deciso di combattere, sono andati, allora si armano e decidono di aiutare. Per cui mentre loro stanno tentando di arrivare a recuperare questi piani, in realtà la resistenza si organizza, la resistenza decide di aiutare e si presenta davanti al pianeta cercando di entrare, di rompere questo scudo che insomma protegge questo pianeta. Ci riesce con 3 o 4 X-Wing, però poi insomma lo scudo viene chiuso e insomma incomincia una battaglia. Quindi c'è una battaglia nello spazio in orbita al pianeta per cercare di entrare, di rompere lo scudo e di entrare, di atterrare sul pianeta per aiutare gli altri della resistenza che sono già lì. Ci sono Jean, Erso, Cassian e K2SO che si intrufolano grazie alle uniformi dentro la base imperiale per acquisire i piani. Ci sono un gruppetto delle spie che dicevo prima che sono fuori, che creano una distrazione, quindi che creano esplosioni, che vengono seguiti e sparati dai soldati dell'impero. Insomma, tutta questa azione veramente molto interessante che succede durante questa parte del film è veramente eccezionale per far riuscire il piano. Quindi il piano è di creare queste distrazioni sul pianeta in modo che loro, Jean, Cassian e K2SO, riescano a rubare questi piani. Ovviamente arrivare a questi piani non è facile, e da qui inizia insomma un po' la perdita di un po' tutti i personaggi, quindi tutte queste spie della rivoluzione che si sono prestate per creare questa diversione incominciano a morire uno per uno. K2SO viene distrutto durante diciamo questo combattimento. Anche i due attori cinesi, Deng Yan, insomma i due personaggi che proteggevano il tempio dei Jedi, vengono uccisi. È un po' tra virgolette una carneficina, ma alla fine è praticamente un'armata di imperiali contro insomma questo gruppetto di resistenza, quindi anche capibile, anche se chi ha visto il film sa, ovviamente in questo film tutti i personaggi vengono uccisi praticamente. Infatti perché non ci sono nei film successivi di Guerre Stellari, ovviamente non vengono fuori. E una delle frasi importanti proprio nel film dove Luke Skywalker distrugge la Morte Nera è proprio che molte persone hanno perso la vita per recuperare questi piani, e da qui è diventato importante ovviamente capire come questi piani che vengono portati a conoscenza della resistenza. E questa è la spiegazione. Rogue One è il film che spiega queste cose. Comunque, tornando al film,
film, ovviamente Jin e Cassian, che ormai sono amici, riescono ad entrare protetti da K2SO, che poi viene ucciso in questo, diciamo, chiamiamolo così, storage, questo posto dove, diciamo, tutti i file di sistema, i dischi rigidi del sistema principale dell'impero vengono conservati, riescono a tirar fuori il disco dove ci sono questi piani, perché ovviamente il nome immesso in questi file interessanti era Stardust, che era il nome o il nickname, come il padre chiamava Jin, e quindi chiaramente riescono a prenderlo e ovviamente devono trasmetterlo alla resistenza che si trova fuori del pianeta. Ma fin quando questo schermo non è distrutto, la trasmissione non può uscire dal pianeta a raggiungere le navette o le navi spaziali della resistenza. Quindi c'è la corsa di Jin e Cassian a questa antenna per trasmettere il segnale, antenna che poi ovviamente quando arrivano non è allineata e ogni secondo c'è un'operazione nuova da fare, un nuovo evento da migliorare, una nuova cosa da sistemare per poi trasmettere. E nello spazio invece c'è questa battaglia tra le navi della resistenza e per rompere questo scudo, in modo che quando poi tutto quanto è pronto possano ricevere il segnale che Jin manderà, che Jin e Cassian manderanno. E nello stesso tempo c'è la Morte Nera che si avvicina al pianeta dove c'è la base per chiaramente distruggere tutte queste prove, o perlomeno distruggere questa base imperiale, in modo che questi piani, queste informazioni non escano dal pianeta. Alla fine uno dei generali, che è quello che assomiglia a uno squid, come si chiama squid, quello che assomiglia un po' a un pesce, decide di provare un piano e riescono, facendo sbattere due navi imperiali, a far cadere una di queste navi imperiali sullo scudo, che viene distrutto. Nello stesso tempo Jin è riuscita a riallineare l'antenna e quindi a trasmettere i piani, e nello stesso tempo, o perlomeno qualche secondo dopo, arriva la Morte Nera che spara su questa base il raggio famoso, questa esplosione atomica comincia a divulgarsi per tutta questa base dell'impero sul pianeta. Quindi i dati sono stati trasmessi alle navi della resistenza, le quali tendono a scappare adesso perché hanno ricevuto quello che dovevano, ma sul pianeta, ovviamente, avendo sparato con la Morte Nera, adesso c'è questa è la stessa forma d'onda d'urto e del fumo che c'è quando esplode una bomba atomica, che si allargano col tempo, e chiaramente tutti quelli che sono lì vengono uccisi, compreso Jin e compreso Cassian. Però i dati sono stati trasmessi, e siccome nello stesso tempo della Morte Nera è arrivata anche la nave, alcune navi dell'impero per difendere, è arrivata anche la nave di Darth Vader, ed è qui che in questo film insomma, dicevo, ci sono tanti riferimenti. Darth Vader è stato anche fatto vedere a metà film, che è una cosa interessantissima, perché insomma, si fa capire chi è questo personaggio Darth Vader, che cosa ha fatto prima, perché è così temuto, quando poi vedete il film La Nuova Speranza, The New Hope. E c'è Darth Vader che cerca di recuperare questi piani, insomma, ovviamente uccidendo un sacco di persone della rivoluzione prima che riescano a scappare, che è la prima navetta che vedete nella prima scena del film New Hope, la navetta che scappa dall'incrociatore dell'impero, dove c'è Leia, la principessa Leia, che finalmente, anche se Darth Vader fa una delle sue scene pazzeschissime da vedere, si protegge con la spada laser e fa fuori un sacco di soldati della rivoluzione usando la forza, il dark side della forza, i piani riescono ad arrivare in mano alla principessa Leia, che viene fatta vedere, anche se ovviamente quando è uscito questo film l'attrice Carrie Fisher era già morta, ma hanno usato un'attrice che gli assomigliava e hanno modificato la faccia con gli effetti. Non è perfetto, però rende l'idea, perché
dovessimo vedere proprio per la storia di Guerre Stellari che Princess Leia, infatti l'unica frase che dice Hop, perché gli viene chiesto cosa hanno portato e gli dice una speranza. E qui finisce il film Rogue One, però è veramente un film che è divertente, molto triste alla fine, ma per chi è nel mondo Guerre Stellari sicuramente è un film di quelli che, infatti tutti quelli che come me sono, diciamo, a cui piace Guerre Stellari sono veramente contentissimi di questo film. Ci si aspettava la stessa cosa per Solo e invece non è stato così, anche se ci sono molti riferimenti, ma Solo è completamente diverso. Il Rogue One ha un, come dicevo all'inizio, ha veramente un sapore diverso, molto più dark come film, e mantiene quella un po' quel divertimento, quella commedia che c'è anche nei film di Star Wars, di Guerre Stellari, però è un po' più dark, un po' più triste, perché chiaramente parla di persone che hanno sacrificato la propria vita per salvare il futuro, ed è questa insomma la base del film. Però è veramente fatto bene, veramente i personaggi sono veramente tutti interessanti, sono tutti legati alla storia di Guerre Stellari, alla forza, e Darth Vader stesso viene proprio fuori come quello che è veramente in questo film, quindi dà l'idea, perché ovviamente il film The New Hope uscito negli anni 80 è stato filmato con altre situazioni, gli attori sono altre situazioni, quindi ci sono anche cose che fanno un po' ridere, anche se si tentano di essere seri, ma insomma a livello di effetti e di realtà è un po' relativo, anche se la storia è eccezionale. Quindi è in tutti i film di Guerre Stellari, anche dove c'è stato Darth Vader, l'imperatore eccetera, non si è mai parlato di questi personaggi, di chi sono, di cosa fanno. Ecco dove questi film, queste aggiunte vengono e diventano veramente importanti. Chi è un fan, chi è veramente segue Guerre Stellari, vuole sapere chi sono questi personaggi, no? come per Ahsoka Tano, come faranno adesso per Obi-Wan Kenobi, come per il The Mandalorian e come Boba Fett. Questo è il discorso, ecco perché questi film al lato, queste storie di Guerre Stellari sono diventati molto importanti. Poi ovviamente nel caso di Rogue One c'è il fatto che il film è veramente di una bellezza stratosferica, quindi lo consiglio a tutti, potete vederlo anche senza sapere nulla di Guerre Stellari, è un film veramente bello e gli attori sono tutti bravissimi, veramente, veramente un bel cast, veramente scritto benissimo, veramente un gran bel film con lo giusto ritmo, veramente bellissimo. Oggi abbiamo parlato del film Rogue One, che è praticamente inserito nel discorso temporale dei film tra il terzo e il quarto episodio. Il quarto episodio è The New Hope, il primo Guerre Stellari, che è uscito nel 1985, mi sembra quello che sia. E il terzo episodio è The Revenge of the Sith. The Revenge of the Sith è praticamente il film dove Anakin Skywalker diventa Darth Vader, dove c'è il combattimento tra Obi-Wan e Anakin nel pianeta con la lava, e lì poi Anakin diventa Darth Vader negli anni successivi, ovviamente continua a cercare di far fuori i Jedi, tutti i Jedi che può trovare, perché dopo l'Ordine 66, proprio nel terzo film, nel Revenge of the Sith, l'Ordine 66 è l'ordine che l'imperatore dà ai cloni per uccidere tutti i Jedi, i Jedi, e rimangono pochissimi Jedi, tra cui Obi-Wan Kenobi. Sappiamo che Ahsoka Tano è viva in questo periodo, anche se non siamo sicuri e non sappiamo cosa stia facendo. Quindi mentre Darth Vader sta cercando gli altri Jedi dopo qualche anno dalla sua trasformazione da Anakin a Darth Vader, viene fuori il film Rogue One, che è proprio in mezzo a questi due film, proprio prima della nuova speranza, del New Hope, del film del quarto episodio. In ordine di tempo, ovviamente, in ordine di uscita è tutto un altro discorso, ma in ordine di tempo The Rogue One è praticamente il film tra il terzo e il quarto episodio, che spiega come questi piani della Morte Nera arrivino alla Resistenza, la quale poi grazie a Luke Skywalker riesce a distruggere la prima Morte Nera. Ok, questo è un po' in generale, ovviamente a parole ho fatto questo video, pensavo fosse un po' più facile, ma ci sono talmente tante piccole cose, poi soprattutto per me.
sono un seguace che nota tante piccole cose, è difficile. Se dovessi parlare, potrei parlarne per ore di questo film, ovviamente dandovi tutti i dettagli, ma sono dettagli che solo chi è veramente inserito nel mondo di Guerre Stellari riuscirebbe a capire, perché ci sono tantissimi collegamenti. Quindi chi conosce i film e la storia ovviamente l'ho già visto The Rogue One, quindi un po' quello che vi ho raccontato, un po' per farvi capire insomma il film, come gira, come la storia. Adesso vedremo se il video va bene, se magari mi trovo anch'io meglio insomma a parlarne. Vedremo di fare un po' magari tutti i Guerre Stellari, potrebbe essere un'idea, come avete suggerito voi nei commenti. Però vediamo, magari iniziamo proprio in tempo temporale, non in tempo di uscita, in modo che possiamo specificare un po' tutta la storia di Guerre Stellari, del lato delle tenebre, del lato oscuro e della luce, del light, della forza, insomma, che mantiene un po' questa forza dell'universo che mantiene tutto bilanciato, ok? Va bene ragazzi, vi saluto, ci sentiamo al prossimo video, fatemi sapere nei commenti che ne pensate, se può essere migliorato, datemi suggerimenti, questo tipo di video riguardo ai film di Guerre Stellari, e poi vedremo cosa fare, cosa migliorare. Vi ringrazio ancora di essere qui, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.